Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. L'apertura non può che essere dedicata alla visita in Abruzzo del Premier Matteo Renzi, che ha deciso di festeggiare i 2 anni di governo nella nostra regione. A pranzo il Premier in visita privata assieme al Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini è stato ospite dei laboratori del Gran Sasso. Nel pomeriggio si è trasferito a Chieti Scalo per fare visita alla Walter Tosto. Il resoconto della giornata in questo servizio. Una visita inaspettata e annunciata con pochissime ore di anticipo. Il Premier Matteo Renzi, nel giorno che sancisce il suo secondo anno di governo, apre una nuova pagina e annuncia un cambio di rotta. Da oggi, infatti, annuncia di voler far visita a tutti quei territori che producono ricchezza e visibilità all'Italia. E la prima tappa scelta è il Gran Sasso Science Institute di Assergi, dove arriva poco dopo le 13 e compie una visita guidata nei laboratori. Pensa come scoprire l'elettricità. Ecco. Perché come scoprire l'elettricità? Perché sappiamo avere a che fare con uno che non c'è. Sappiamo che c'è, non sappiamo cosa sia. Alle 14 il primo passaggio davanti alla stampa, al suo fianco il ministro all'istruzione Stefania Giannini, che lo accompagna nella visita istituzionale. Fugace ma in pieno stile Renzi scherza, saluta le istituzioni presenti e si concede ad un incontro privato. Ad accoglierlo ci sono, oltre al governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso, il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il vicepresidente Giovanni Lolli, la senatrice Stefania Pezzopane. L'incontro con la stampa si svolge nella sala Fermi, proprio qui annuncia lo stanziamento di un'ingente somma di denaro destinata a sostenere un importante progetto sulla materia oscura. Oggi siamo qui per annunciare un finanziamento straordinario di 60 milioni su un progetto che l'INFN nel corso dei prossimi settimane e mesi metterà in atto, quindi i 60 milioni necessari a far sì che il Gran Sasso i lavoratori del Gran Sasso, poi c'è anche il tema della legge sul Gran Sasso Science Institute, ma diciamo i 60 milioni necessari perché si possa intervenire sulla manutenzione e sulla innovazione e sulla grande battaglia, la grande sfida per la materia oscura, non soltanto in quel settore, ci sono e sono soldi che noi metteremo a disposizione fin dalle prossime settimane e mesi. E noi oggi abbiamo toccato con mano che cosa significa avere un'infrastruttura della ricerca avanzatissima, non solo il laboratorio più grande, non solo il laboratorio più avanzato, ma anche il più accessibile del mondo su questi temi che ci potranno portare nel giro di poco forse a una scoperta altrettanto importante quanto quella delle onde gravitazionali. Il Premier spiega poi i motivi che lo hanno portato in Abruzzo e soprattutto celebra l'introduzione del Jobs Act. Più tardi infatti la sua visita si sposterà presso la sede della Walter Tosto Serbatoi di Chieti Scalo, azienda leader mondiale nel settore con una crescita che ha raggiunto un fatturato di 100 milioni di euro. Poi saremo in un'altra azienda, in un'azienda, qua in Abruzzo, in uno dei luoghi dove in questi ultimi mesi si sono ottenuti i primi risultati del cosiddetto Jobs Act, cioè le prime assunzioni. Renzi parla anche della città ferita, L'Aquila, e della soddisfazione di vedere un gran numero di gru all'orizzonte, una città che dopo una lunga agonia avvia la sua rinascita. Arrivando da fuori si vedono tante gru, mi hanno spiegato che sono 92, sta ripartendo finalmente il lavoro del centro storico, era un impegno che ci eravamo presi, io al 25 di agosto ho detto che sarei tornato dopo un anno. Quindi oggi non parliamo dell'Aquila, ne parleremo nei prossimi mesi quando vedremo a vedere fisicamente i cantieri che stanno comunque lavorando. Finalmente sono arrivati i soldi, ci sono tutti per fare un ottimo lavoro. Ci sono i soldi per gli investimenti e per il rilancio dell'attività in questa città così straordinaria e così duramente colpita. Al termine del suo intervento è il vicepresidente del Consiglio regionale a spiegare in dettaglio gli interventi previsti dal governo sulla regione Abruzzo. Di politiche economiche si è parlato? No, non in generale, se non appunto per questa idea che noi abbiamo trasmesso, cioè che con i soldi della ricostruzione, vorrei ricordare a tutti che questo governo ha messo 6 miliardi di euro, cosa che nessuno prima aveva fatto, che con quei soldi la ricostruzione materiale sta andando avanti con tutte le difficoltà che volete, ma indubbiamente lui è rimasto molto colpito dal numero di gru, ma soprattutto quanto possa diventare efficace la scelta di disporre il 4% a favore della ricostruzione economica.
Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha individuato una società di capitali che opera in totale evasione fiscale nel settore del commercio di prodotti telefonici di alta gamma. L'intera operazione ha fatto emergere oltre 38 milioni di euro tra base imponibile ed IVA non versata e ha portato alla denuncia di due persone per aver omesso di dichiarare e pagare imposte oltre a distruggere la contabilità. Sinistra Ecologia e Libertà Abruzzo torna a parlare del Parco Nazionale della Costa Teatina, questa volta presentando una interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La procedura per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, nonostante diversi incontri di coordinamento, la conclusione dell'iter istituzionale resta sospesa. A tutt'oggi, infatti, manca la firma per formalizzare e istituire il parco. C'è un porto delle nebbie da diradare. Che fine ha fatto il Parco Nazionale della Costa Teatina? C'è chi non lo vuole istituire? Esca allo scoperto e proponga una legge abrogativa della legge che ha istituito il Parco Nazionale della Costa Teatina. Noi siamo invece perché l'Abruzzo si doti di un quarto parco nazionale, così come prevede la legge, e non capiamo i dubbi, le obiezioni, le falsità che sono state diffuse. Addirittura qualcuno arrivò a dire che le attività agricole erano inibite. È assurdo. Si torna quindi a chiedere chiarezza attraverso, questa volta, una interrogazione. Crediamo che sia ormai giunto il momento di dire sì o no. Sì, nel senso che se la legge è in vigore ed è in vigore una legge dello Stato, questo parco va istituito nel più breve tempo possibile, e così dovrebbe agire la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso cui noi torneremo ad avanzare le nostre istanze. Se così non è, allora il governo si assume la responsabilità di proporre una legge abrogativa di quella istitutiva, e allora lo diciamo chiaramente, questo parco non lo vogliamo. Vasso è il comune più grande interessato nel parco, però naturalmente vale per tutti e ci auspichiamo che non sia l'ennesimo argomento di campagna elettorale, visto che a Vasso si vota, e vorremmo che questo invece già fosse una vittoria da scrivere per noi che vogliamo che il parco venga istituito, perché è il futuro del nostro territorio. Decidete di fare fuori il mio nome? Bene, votate chi avete deciso, però credo che serietà, non giochi partitocratici, voglia che la questione si definisca. Stiamo privando migliaia di persone di diritti umani fondamentali. Così Rita Bernardini, candidata radicale alla nomina di garante dei detenuti abruzzesi, si è rivolta al Consiglio regionale nel corso di una riunione organizzata da Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzo. So che domani è all'ordine del giorno per l'ennesima volta questo argomento. Votino un garante per l'Abruzzo, questo è ciò che mi interessa. Del resto non sono stata io a propormi, è stato il presidente D'Alfonso a fare il mio nome con largo anticipo per dare seguito ad una legge vergognosamente congelata nei cassetti da anni. Con Marco Pannella, ricorda Bernardini, trovai la proposta appassionante e presentai la mia candidatura. L'Abruzzo è la regione di Marco e sarei davvero onorata, lo farei con lo scrupolo radicale di una vita, di essere la garante delle persone private della libertà in Abruzzo. E poi ancora nel primo pomeriggio un incidente avvenuto tra un portavalori e un autobus sull'autostrada A25 all'altezza del casello di Avezzano, provocando almeno 5 feriti. Due di questi 5 sono in condizioni gravi, comunque non in pericolo di vita. Dei due uomini, uno è stato trasportato dagli operatori del 118 in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, l'altro in ambulanza all'ospedale di Avezzano. Nel corso dell'incidente, appunto, altre tre persone hanno avuto le prime cure dai soccorritori e dopo un iniziale blocco della circolazione per i soccorsi e i rilievi, al momento si viaggia regolarmente. E ora cambiamo pagina. Il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha visitato questa mattina il liceo scientifico Galilei di Pescara per l'inaugurazione del nuovo laboratorio di chimica e biologia. Vediamo.
Scuola, famiglia e provincia assieme per dare un futuro al liceo Galileo Galilei di Pescara. Così gli studenti dell'indirizzo di scienze applicate del corso tradizionale di liceo scientifico che frequentano le aule di Viale Vespucci potranno usufruire del nuovo laboratorio di chimica e biologia inaugurato questa mattina alla presenza, tra gli altri, del governatore della regione Luciano D'Alfonso. La provincia di Pescara ha realizzato le strutture e le famiglie hanno offerto un contributo volontario per acquistare il materiale didattico necessario. Il nuovo laboratorio è in grado di ospitare fino a 30 alunni, garantendo la possibilità di effettuare gli esperimenti in tutta sicurezza, da quelli microbiologici a quelli di analisi chimica, passando per prove di ottica. Ma qui siamo davanti ad una scuola che si è messa davvero in cammino, e non solo dal punto di vista realizzativo, che noi incoraggeremo, parlo del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, ma anche questa idea di combinarsi con le imprese all'esterno, di animare un'attività di laboratorio che davvero porti la vita reale dell'economia e della società dentro le mura della scuola. Ho toccato con mano uno spirito positivo, moderno, europeista che la regione incoraggerà e sosterrà. La giunta comunale di Montesilvano dedica una piazzetta a Renato Diodati, il montesilvanese sopravvissuto all'Olocausto. Questa mattina si è svolta la cerimonia a Montesilvano Colle. Renato Diodati, reduce della Seconda Guerra Mondiale, sopravvissuto ai campi di concentramento, da oggi ha una piazza intitolata a suo nome. La giunta guidata da Francesco Maragno, infatti, ha deciso di dedicare al Montesilvanese la piazzetta antistante il centro sociale per anziani di Montesilvano Colle. La cerimonia si è svolta questa mattina in occasione del primo anniversario della sua morte. Ha lasciato in ciascuno di noi un vuoto molto profondo perché è riuscito a testimoniare con semplicità, ma a volte anche con il sorriso sulle labbra, i fatti drammatici che ha vissuto in prima persona durante la Seconda Guerra Mondiale, quando venne internato nei campi di concentramento. È un dovuto riscontro all'opera meritoria di uno dei nostri cittadini più eletti che hanno rappresentato davvero la storia di questa città. Presente tra gli altri il figlio di Renato Diodati, visibilmente commosso per l'omaggio al padre. È una sorpresa piacevole che il sindaco ci ha voluto fare, siamo onorati di questo, chiamiamolo regalo tra virgolette, e quindi è una bella giornata per noi. Mi dispiace soltanto per i miei figli che non sono potuti essere presenti perché sono lontani, quindi purtroppo non è stato possibile farli rientrare. Qual è il ricordo di suo padre, quello più vivo in lei, di quando era bambino? Beh, di quando ero bambino, lui, diciamo, essendo falegname, per un ragazzino piccolo, entrare nella falegnameria e cercare di giocare con il legno e con tutto quello che mio padre faceva con le sue mani, insomma, era la mia passione. La giunta comunale di Pescara è tra le prime a introdurre la figura del promotore dei diritti del cittadino anziano. Il Comune di Pescara si dota di una nuova figura, quella del promotore dei diritti del cittadino anziano. Sì, è una figura a cui teniamo molto per due aspetti. Il primo perché il Comune di Pescara è uno dei primi in Italia, ci sono tante leggi regionali e tanti progetti di legge nazionale sulla garante del cittadino anziano. Il promotore è una figura molto simile, l'istituiamo noi come Comune di Pescara, uno dei primi comuni in Italia. Il secondo è un aspetto, è che questa figura nasce da una proposta che ci viene da un'associazione che si chiama Nastro d'Argento, che è un'associazione che si occupa di cittadini anziani e che ce l'ha fatta durante un consiglio comunale straordinario. E per questo il ringraziamento sia a questa associazione sia a tutti i consiglieri comunali di Pescara che hanno votato all'unanimità l'istituzione di questa figura. È una figura importante perché la popolazione di Pescara, per il 24% circa, parliamo di 30.000 cittadini, è una popolazione di over 65 anni, quindi di tanti cittadini anziani.
E questa sarà una figura nuova che verrà scelta con un avviso pubblico, verrà votata dai 2/3 del Consiglio Comunale per 3 anni ed è una figura che è totalmente gratuita, quindi non peserà sui bilanci del Comune di Pescara e si appoggerà nella struttura della Presidenza del Consiglio Comunale, quindi non distoglieremo altro personale. Però è una figura che sostanzialmente potrà, come il difensore civico una volta, essere reperita da qualsiasi cittadino che senza pagare alcunché verrà al Comune di Pescara, la troverà, la incontrerà e potrà segnalare di situazioni che riguardano persone che superano i 65 anni di età. Tra ironie e polemiche sarà discusso nel prossimo Consiglio Comunale all'Aquila un ordine del giorno sulla pericolosità delle scie chimiche. Divisi su tutto, sul crocifisso in aula consigliare, sul progetto di un ponte o sulle scelte strategiche della città, ma non sulle scie chimiche e le possibili conseguenze sulla salute pubblica. Il paradosso è tutto aquilano, dove il capogruppo di Centro Democratico in Consiglio Comunale Ermanno Giorgi ha presentato un ordine del giorno che verrà discusso in Consiglio Comunale. Per chi non lo sapesse, le scie chimiche sono quelle scie visibili nell'atmosfera e per alcuni, gli amanti delle teorie complottiste in primis, non sarebbero composte solo di vapore acqueo, ma anche di agenti chimici o biologici, spruzzati per finalità non meglio precisate. Una di queste teorie è che le scie chimiche avrebbero appunto conseguenze nocive per la salute pubblica. È all'Aquila dove è alto il dibattito sull'inquinamento da polveri e residui di cantieri per la ricostruzione, c'è chi ha pensato pure alle scie chimiche. E al fianco di Giorgi sono subito scesi in campo anche il capogruppo del Partito Democratico Stefano Palumbo, di Forza Italia Guido Liris, dei Salviniani Emanuele Imprudente e di API Marco Cimoroni. È la prima volta, ha affermato Giorgi, parlando dell'ordine del giorno che verrà discusso giovedì in Consiglio Comunale, che da una istituzione pubblica arriva un'esortazione di questo genere al governo. Non si capisce perché di questo fenomeno si parli soprattutto sul web e mai nelle aule istituzionali. Vogliamo che il governo dica la verità perché i cittadini hanno il diritto di sapere. È particolarmente importante che a stimolare questo dibattito sia la città dell'Aquila, il capoluogo della Regione Verde d'Europa. Tutti coloro che affermano che le scie chimiche siano da ricondurre a fenomeni di condensazione dicono una sciocchezza, aggiunge Giorgi, che può essere confutata facilmente sul piano scientifico. Se fosse così, conclude, il fenomeno dovrebbe verificarsi in un clima freddo ad almeno 8.000 metri di altitudine, mentre gli aerei che lasciano le scie chimiche si incrociano ad altezze molto più limitate. Non si capisce inoltre quale sia la provenienza di questi mezzi, che immaginiamo si possa tuttavia ricondurre ad aeroporti militari. Scontata l'ironia e le frecciate che nel corso delle ore sono state scagliate dal web nei confronti dei firmatari dell'ordine del giorno, soprattutto sui siti di satira e pagine Facebook, dove più di qualcuno si è chiesto come sia possibile che l'Aquila pensi alla candidatura UNESCO per la perdonanza e, al tempo stesso, alle scie chimiche, che sia tutto un complotto. Ed ora apriamo la pagina sportiva intanto con le terne per i vincitori, per i potenziali vincitori del premio Prisco, il premio alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva, e appunto sono state rese note queste terne dalla giuria presieduta da Sergio Zavoli e composta dai giornalisti Italo Cucci, Gianni Mura, Giampaolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta e Ilaria D'Amico, e dall'imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del comitato organizzatore, le terne per la 14ª edizione. Allora, per i dirigenti di società, Giorgio Squinzi del Sassuolo, Maurizio Stirpe del Frosinone e Tommaso Giulini del Cagliari. Per la categoria allenatori, Eusebio Di Francesco del Sassuolo, Giampiero Ventura del Torino ed Edi Reia dell'Atalanta. Per i calciatori, Lorenzo Insigne del Napoli, Marco Verratti del Paris Saint-Germain e Federico Bernardeschi della Fiorentina. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 16 aprile, ovviamente al Teatro Marrucino di Chieti. E ora la Serie B con il Pescara, ripresa degli allenamenti in vista del match di sabato all'Adriatico Cornacchia contro l'Ascoli, infermeria sempre piena perché oggi non si sono allenati Torreira, Selasi e Caprari per sintomi influenzali, poi fermi a livello precauzionale Zampano per una contusione al ginocchio, Mandragora per una lieve distorsione alla caviglia, da valutare
lavorare nelle prossime ore, mentre Fornasier, Crescenzi e Campagnaro proseguono il lavoro differenziato. In particolare Fornasier dovrebbe tornare in gruppo dopodomani, mercoledì. Ha anticipato il rientro negli spogliatoi anche il capocannoniere La Padula per una leggera lombalgia. L'unica notizia positiva della giornata è il rientro in gruppo del difensore Coda. A Cagliari una prestazione sfortunata per il Delfino, ma è arrivato il primo gol proprio di Lucas Torreira, che ascoltiamo. È stata una gioia molto importante per me, perché è stato il primo gol in Serie B e la giocata l'abbiamo preparato in settimana e si è riuscito bene con lui, ma oggi purtroppo non abbiamo riuscito a portare 3 punti a casa, quindi siamo un po' male. Quanta rabbia c'è per una sconfitta arrivata dopo una prestazione così? Almeno per un'ora avete surclassato il Cagliari. Tantissima rabbia, perché i primi 45 minuti dovevamo fare 3 o 4 gol almeno, perché abbiamo avuto le occasioni e abbiamo sbagliato, dovevamo essere più cattivi, ma dopo il calcio è così, chi non fa gol. Poi il secondo tempo loro hanno uscito con un'altra voglia e noi siamo tirati un po' dietro e abbiamo pagato le conseguenze. Stai tornando ad essere il giocatore che avevamo visto anche nella passata stagione? Sì, dopo quell'infortunio che ho avuto sono tornato, diciamo che più forte, perché ho lavorato tantissimo. Adesso sono da 3 o 4 partite che sto facendo titolare e niente, voglio solo fare bene per la squadra. Torreira, sabato c'è questa partita con l'Ascoli, una partita importante perché bisognerà cercare di tornare alla vittoria, una partita importante a cui tengono molto anche i tifosi. Sì, le partite sono tutte importanti, quelle che stanno sotto, quelle che stanno davanti, sempre ti la giocano uguale, quindi in casa dobbiamo sempre vincere. Ripresa degli allenamenti anche per la Virtus Lanciano, che giocherà sabato prossimo contro il Bari. A proposito, nel Bari oggi botta in allenamento per l'attaccante Riccardo Maniero, una contusione che dovrà essere valutata nelle prossime ore. C'è anche il rischio che Maniero possa saltare la trasferta del Biondi. Sul fronte Virtus invece assente alla seduta odierna il centrocampista Zeduardo in permesso, mentre è rimasto fermo per un affaticamento muscolare il giovane centrocampista Mattia Vitale. Domani è prevista una doppia seduta di allenamento sempre al Memmo di Lanciano, agli ordini del tecnico Primo Maragliulo. Scendiamo ora in Lega Pro e rivediamo le fasi salienti della sconfitta di ieri del Teramo ad Aprilia contro la Lupa Roma. Il Teramo dà forse l'addio alle residue speranze di acciuffare la zona playoff, perdendo di misura in casa della Lupa Roma, penultima in classifica, ma squadra tutt'altro che rassegnata. In terra laziale i ragazzi di Vincenzo Vivarini hanno offerto una prestazione opaca al cospetto di un avversario che ha gettato in campo maggiore cattiveria agonistica di Speranza e compagni, che devono così riporre nel cassetto i sogni di gloria e pensare a questo punto a chiudere la stagione senza correre rischi. In campo c'è una Lupa Roma a trazione anteriore con Belkaid, Tullio e Fofana in attacco fra i biancorossi di Vivarini, formazione praticamente annunciata con il solito 3-5-2 e le noci a ridosso di Forte. Al quinto Ricci si comincia sul filo dell'equilibrio, al terzo c'è però un cross teso dalla destra di Daffara che costringe Tonti alla respinta con i pugni, al settimo c'è una buona opportunità per Forte che al limite dell'area sull'uscita di Anedda termina a terra e chiede il fallo con Nicoletti di Catanzaro, che lascia però proseguire fra le proteste dell'attaccante biancorosso. Al nono minuto buona opportunità ancora per gli ospiti con Forte che in area lascia le noci, che tira però alto da buona posizione. La gara è giocata a buon ritmo e con diversi capovolgimenti di fronte. Al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è una rovesciata alta in area abruzzese di Daffara. Il Teramo quando spinge crea problemi ai laziali e così accade che al 20° di Palantoni in area ha la palla buona, mancando però la mira e concludendo alto. Al 32° ancora di Palantoni crossa in area per Forte che si gira e mette però sopra la traversa pressato da un difensore. L'ultima opportunità
opportunità per i locali con un tiro centrale di Belkaid. Nella ripresa si ricomincia ancora sui binari della perfetta parità. Al 14esimo ci prova forte dai 18 metri con la conclusione che termina di pochissimo al lato. Al 16esimo di Paolo Antonio forse tocca il pallone con la mano in area teramana con Nicoletti che lascia proseguire fra le proteste locali. Passa un minuto e sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Fofana ad incornare di pochissimo sopra la traversa. Al 26esimo arriva la svolta della gara con Cruciani che tocca in area Malaccari e con Nicoletti che indica il dischetto. Il tocco dell'ex beneventano è leggero ma Nicoletti non ne vuole sapere e assegna il rigore che Fofana non sbaglia regalando il vantaggio ai padroni di casa. La reazione del Teramo si concretizza con una conclusione di Lenoci al 40esimo respinta da Anedda che salva la sua porta prima dell'ultima opportunità che capita al 94esimo a Cruciani che colpisce in pieno la traversa di destro a sancire la giornata negativa del Diavolo. E ora parliamo di ciclismo. Pineto da oggi ospita un collegiale della Nazionale Paralimpica che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Rio. Vediamo. Alex Zanardi, il grande entusiasmo di Pineto per accogliere la Nazionale Paralimpica di ciclismo. Sì, un entusiasmo che supera ogni aspettativa, lo dico sinceramente, mi ha scaldato il cuore. È bellissimo, se questo è l'inizio, caspita, non oso immaginare che cosa ci riserva il proseguo della settimana, però sono molto felice di essere qui come lo sono tutti i miei compagni della Nazionale Italiana Paraciclistica e quindi inizio dicendo semplicemente grazie per l'accoglienza meravigliosa che ci avete riservato. Questa è una bella giornata ma è anche una giornata importante per lanciare diversi messaggi, uno in particolare con le difficoltà, diceva prima Alex Zanardi, bisogna comunque andare avanti. In realtà lanciare un messaggio è anche un po' arrogante perché significa che credi che gli altri debbano allora, per forza per raccoglierlo, ascoltarlo. Credo che stia ognuno di noi nel cercare di farci aiutare dagli altri cercando in loro un'ispirazione. Noi siamo qui a fare il nostro, ad allenarci, a preparare una cosa molto importante come la Paralimpiade. Se qualcuno sarà in grado, guardando noi, di trovare un comune denominatore con la propria vita o di mettersi in tasca uno strumento per risolvere problemi magari di altro genere, beh, noi di questo siamo onorati. Una squadra che vuole fare le cose per bene in queste Paralimpiadi. Sì, appunto abbiamo cominciato già dall'accoglienza qui a fare le cose per bene, quindi è una squadra quotata, una squadra prima nel ranking mondiale, quindi comunque ha degli obiettivi alti da... ha puntato obiettivi alti e sicuramente riuscirà in qualcosa di grande anche quest'anno. Pierpaolo Addesi resta un leader di questa squadra? Ma io ho dato tanto, sto cercando di continuare a dare ancora il massimo. Normale che la concorrenza è elevata perché le altre nazioni sono veramente forti, però ci difendiamo bene e finché sarà così diamo battaglia. Per il quarto anno consecutivo si disputeranno in Abruzzo le finalette di Coppa Italia di calcio a 5, ma in questa edizione l'evento toccherà anche il Chietino e il Teramano. Sale l'attesa per l'edizione 2016 della Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5, che per il quarto anno consecutivo si disputerà in Abruzzo. I campioni della Serie A, quelli futuri dell'Under 21 e le stelle della Serie A femminile Elite saranno in campo dal 2 al 6 marzo. In Abruzzo, a Pescara e nel territorio circostante Pescara ci sono tutte le condizioni di passione, di affetto, di impiantistica sportiva, di organizzazione. Quindi per questo ormai questa Final Eight di Coppa Italia femminile, di Serie A e di Under 21, che è un evento tradizionale che si svolge in Abruzzo. Quest'anno la divisione ha allargato anche il momento agonistico in provincia di Teramo, quindi con questa grande offerta del sindaco di Martinsicuro, del palazzetto, e quindi l'Under 21 vivrà tutta l'attività agonistica fino alla finale. È un momento, sì, motivo d'orgoglio avere di nuovo qui la divisione e questa importantissima manifestazione. E il segnale è che il movimento del calcio a 5 in regione rimane uno dei più grossi movimenti in Italia e con tre società in Serie A che ancora adesso si dividono la possibilità di vincere ulteriormente lo scudetto e di vincere anche questa Coppa Italia. E l'altro motivo d'orgoglio è la partecipazione alla Final Eight della società di Montesilvano di calcio a 5 femminile,
che ci dà grandi speranze per ribaltare il risultato dell'anno scorso in questa manifestazione, perché sta facendo un campionato a livello nazionale importantissimo. Quindi ci sono tutti i presupposti dal punto di vista tecnico, agonistico, ma soprattutto organizzativo, di offrire di nuovo con Pescara, con Martinsicuro e con Chieti momenti elevati di calcio giocato. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle ore 21 in diretta con replay di Enrico Rocchi per parlare dell'attuale momento del Pescara. Il TG6 termina qui, prossima edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.